Domenica a piedi per Treviso, ordinanza antismog con autobus gratis e controlli serrati in tutti i varchi. Una nuova sfida dopo Cittadella per il nuovo direttore generale delle Ulss trevigiane, tre aziende per un uomo solo. Il 2016 tra pensioni e timori per il futuro del lavoro, i sindacati sul piede di guerra, se non cambia aumenteranno i nuovi poveri. La Camera di Commercio di Treviso attacca il Sole 24 Ore, sbagliata la classifica sulla qualità delle province, Treviso non merita il 46esimo posto. Di nuovo anno nelle aspirazioni dei trevigiani, confermate le 3S, ovvero soldi, salute ma soprattutto serenità. Niente sci di fondo in Cansiglio, piste artificiali per la montagna veneta e la regione pensa allo stato di calamità per i danni al turismo. Domani torna la Santa Messa in diretta dalle 10 dal Santuario della Crocetta di Castello di Godego, una località e una leggenda sempre attuali. A Cendone con il nuovo rettore torna il presepe in chiesa, una tradizione raccontata dai giovani della parrocchia. Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Treviso, l'emergenza smog e i provvedimenti delle amministrazioni in apertura del telegiornale in questo primo sabato del 2016. Domani tutti a piedi, dunque a Treviso, nella domenica ecologica anticipata da Casugana, città vietata a tutti i veicoli a motore, tranne alcune deroghe. E allora vediamo limiti e deroghe nel primo servizio. Treviso appiedata nella prima domenica del 2016. Archiviati i panettoni spumanti di Capodanno, domani Casugana ha stabilito dalle 9 del mattino fino alle 7 di sera la giornata ecologica. Stop alle auto in tutto il territorio comunale ed esclusione della tangenziale. Esonerati i cittadini che devono recarsi al lavoro, i taxi e mezzi pubblici se alimentati a gas e quelli privati solo se elettrici. Permesso il passaggio di contadine, dei mezzi di soccorso e assistenza sanitaria. Per il resto vietati tutti gli altri veicoli, dalle auto private anche se a gas, ai ciclomotori e motocicli a 2-4 tempi e non saranno ammesse eccezioni. Ci sarà da parte della polizia locale ma anche della protezione civile un controllo ai varchi e naturalmente si dissuaderà e persuaderà l'automobilista a fare percorsi consentiti, perché ovviamente un blocco deve essere rispettato da tutti. Vorremmo che fosse più che una domenica di divieti, di impedimenti, una domenica della responsabilità civile, dove tutti quanti ci preoccupiamo della salute di ciascuno. Le deroghe anche per i tifosi di rugby che raggiungeranno il Monigo possono essere scaricate in autocertificazione dal sito del comune. Per tutti gli altri le soluzioni sono la passeggiata, la bicicletta o in alternativa per chi è pratico i pattini oppure gli autobus gratuiti per tutta la giornata. 13 linee a disposizione con orario festivo con relativo collegamento con i 10 comuni della cintura urbana. Dovremo abituarci, viste queste condizioni, questo tipo di condizioni climatiche, davvero a utilizzare sempre di più i mezzi pubblici. E abbiamo come comune investito per questa domenica 7.000 euro per poter consentire di prendere gli autobus gratuitamente, quindi da parte del comune c'è stato anche questo impegno di spesa. Io penso sia davvero incentivante e speriamo che i cittadini comunque non solo domenica 3 ma anche successivamente per andare in centro possano utilizzare sempre di più i mezzi pubblici o comunque i mezzi della mobilità sostenibile come ad esempio la bici. E ora parliamo di sanità. Tra le novità di questo 2016 c'è anche la riforma della regione che ha ridisegnato anche la geografia delle aziende sanitarie. A Treviso ce n'è una sola. Il nuovo direttore generale Francesco Benazzi parla delle sfide che lo attendono in questo nuovo anno. Non si comanda da soli, non si va avanti da soli, io credo nel gioco di squadra, quindi i sindaci saranno ovviamente in questa grande squadra che ci aiuterà a far rimanere grande, ecco, le tre realtà, quella di Conegliano, quella di Castelfranco Montebelluna e quella di Treviso o Oderzo. Non è un compito facile quello che attende Francesco Benazzi, primo direttore generale dell'azienda sanitaria di Treviso, dopo la riforma regionale che ha accorpato le tre Ulss della provincia. L'invito, soprattutto davanti a certe polemiche che hanno accompagnato l'accorpamento delle tre realtà, è ad una collaborazione stretta in cui ognuno è chiamato ad offrire il proprio contributo. Se i tre ospedali lavorano in sinergia, ognuno con le proprie peculiarità, significa con le proprie professionalità forti, credo che si possa tranquillamente considerare un'Ulss unica proprio nella logica di dare prestazione ai cittadini in tempo reale, abbattendo le liste d'attesa e dando anche prestazioni di altissima qualità. Queste tre Ulss lo possono fare,
cercando ovviamente di trovare una specificità ognuna, con Centro Hub, che è l'ospedale di Treviso, che è un centro di riferimento regionale. Da chi teme che il proprio ospedale invece venga marginalizzato e gradualmente diventi un ospedale secondario rispetto a com'è adesso, che cosa risponde? Io rispondo a quello che ho fatto sostanzialmente a Campo San Piero Cittadella, che è un ospedale a due gambe. Siamo riusciti a trovare un'unitarietà tra i professionisti, tra i lavoratori e anche tra i sindaci, perché ognuno fa quello che sa fare meglio, sempre nella logica del servizio al cittadino. Nel 2016 ci sono novità anche per quello che riguarda le pensioni, purtroppo non tutte sono positive. Sentiamo l'allarme lanciato dalla SPI-CGIL. Pensione 2016, è vero che le donne risultano le più penalizzate della categoria? Purtroppo sì, per quanto riguarda le donne del privato, perché mentre gli uomini e le donne del pubblico, ma anche gli autonomi, vanno a 67 anni e 6 mesi, le donne potevano andare a 63 e qualche mese. Dal 1 gennaio c'è uno scalino che le porta a 65 anni e 7 mesi. Poi c'è la cosiddetta opzione donna, che però alleggerisce la pensione. Per tutte quelle donne che maturano i requisiti dei 35 anni di contributi e 57 anni di età più 3 mesi. E quanto deciso dalla legge di stabilità, con la stangata prevista, oltre che sull'età, anche sull'importo dell'assegno per chi, uomini e donne, ha già una pensione. Ecco cosa accadrà per i 250.000 pensionati trevigiani. Intanto c'è una brutta notizia, nel senso che non ci sarà nessun aumento della pensione, perché la perequazione è pari a zero. Per i 70.000 sotto la soglia dei 7.500 euro all'anno, con il mancato aumento la penalizzazione di vedersi decurtata la già magra pensione, anche se di reali pochi spiccioli. Altro discorso per i 95.000 pensionati trevigiani con reddito annuo fino a 15.000 euro, i pochi benefici dovuti ai 250 euro non tassati della no tax area. E che produrranno un effetto di minori tasse e quindi di incremento sulle pensioni, che possono variare da 29 euro all'anno a 108. Poi ci sono altri interventi che si trascinano dietro dal cosiddetto bonus Poletti, che anche qui sono interessati circa 85.000 pensionati. Insomma, una vera e propria giungla dove sarà veramente difficile districarsi tra tabelle e conteggi per la revisione dei nuovi coefficienti contributivi e sapere, in sintesi, quanti soldi si avrà effettivamente in tasca. Ed è meglio fare una verifica, perché laddove queste incongruenze possono migliorare la pensione, bisogna fare richiesta di ricostituzione. Questo vale anche per tutti quelli che con meno di 62 anni sono andati in pensione anticipata nel corso del 2012, 13 e 14 con la penalizzazione. E continuiamo a parlare di economia, ma ora trattiamo le polemiche seguite al 46esimo posto assegnato alla provincia di Treviso nella classifica del Sole 24 Ore, perché c'è chi non ci sta. Ci metteva addirittura dopo Siracusa e siamo tra le prime 5 province in Italia, quindi bisogna vedere come è stata fatta quella classifica. La Camera di Commercio di Treviso proprio non accetta la classifica del Sole 24 Ore, contestando il 46esimo posto del 2015 rispetto al 23esimo posto del 2014. Uno scivolone in qualità della vita, ricchezza e occupazione che non rispecchierebbe la realtà della marca. Siamo stazionari e c'è un dato molto importante, che è quello dell'export, è quello praticamente delle imprese. Se c'è lavoro o non c'è lavoro, abbiamo un 5,8% in più. Credo che questo sia significativo. Anche come qualità della vita, i dati del Sole contrastano con quelli forniti nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Treviso, con presenza negli eventi, gradimento culturale, ma anche interventi nel sociale in linea, se non migliorativi, rispetto agli anni scorsi. Tra l'altro, anche dall'osservatorio camerale, i dati per l'anno appena iniziato, se non proprio al bello, indicano comunque un trend positivo per tutta la provincia. Ci sono diversi elementi che fanno sperare che si stia imboccando la strada giusta, però come dicevo non compete solo all'imprenditore nella sua capacità di trovare nuovi mercati, di trovare nuovi prodotti, ma nell'insieme di cose. Che restino più soldini nei portafogli dei nostri dipendenti, perché altrimenti non possono spendere, è tutta una catena. Quali sono i desideri, le aspirazioni dei trevigiani per questo nuovo anno, il nuovo anno appena iniziato? L'abbiamo chiesto proprio allora ai trevigiani, sentiamo. Mi auguro che si sistemino un po' le cose in tutti i sensi, che ci sia una situazione un po' più tranquilla, sia economicamente che a livello
così, tra gli stati, insomma, visto che non, la situazione per ora non è buona. Il desiderio più grande è che magari cambino un po' le cose qua in Italia, che si viva un pochettino meglio, perché siamo una grande nazione, quindi si potrebbe anche andare un pochettino meglio. Di passare gli esami di università. Del 2016? Sì. Quindi, esami di che cosa? Medicina. Perché è difficile. Un anno migliore per tutti però, maggiormente per i miei figli. Un desiderio per il 2016, un buon auspicio, cosa ti auguri? Tanta salute e felicità. Vorrei che riducessero i voli dal Canova perché arrivano e partono circa 30 aerei al giorno, arrivano e 30 partono, sono 60. Io avevo letto che corrisponde circa 1500 auto un aereo che decolla o che atterra. Per 60 volte siamo collegati tutti i giorni a Lamezia Terme, hanno venduto la nostra salute alle compagnie low cost e poi ci parlano di ridurre per 2 ore il traffico. Io vorrei questo. È un po' di serenità, di pace, di fratellanza, di volersi bene. Pace, tranquillità, e basta. Stiamo vivendo un inverno caratterizzato dall'assenza di precipitazioni e dall'assenza anche di neve sulle nostre montagne. Per questo motivo la regione sta pensando anche allo stato di calamità. In Veneto si torna a parlare di stato di calamità e per una volta il problema non sono le precipitazioni troppo abbondanti, ma al contrario la loro prolungata assenza. La situazione meteo che stiamo attraversando, con piogge latitanti ormai da oltre un mese, sta causando gravi danni all'economia, in particolare a quella dell'area montana. Il settore degli alberghi, come quello degli impianti sciistici, sta vivendo momenti difficili, per non parlare di vera e propria crisi, tanto da scomodare il governatore Luca Zaia, pronto a intervenire con misure significative. Io vivo la tragedia che sta vivendo la montagna e spero giustamente che arrivino le precipitazioni in maniera graduale, ma anche quindi le nevicate in montagna. E siamo già sulla procedura dello stato di crisi, ancora non l'ho dichiarata, però non vi nego che sto raccogliendo le carte, perché secondo me ci sono già gli elementi per lo stato di crisi per la montagna veneta. Montagna veneta che peraltro è l'emblema dello sci nelle Dolomiti, dello sci invernale, per cui bisogna assolutamente dare una mano. Torna questo sabato la rubrica dedicata ai luoghi che ospitano la nostra diretta della Santa Messa Domenicale. Domani alle 10 saremo nel Santuario della Crocetta di Castello di Godego, un angolo di Marca tra storia e leggenda che vi raccontiamo nel prossimo servizio. Quando passiamo lungo la strada che da Castelfranco porta a Bassano, quasi ci sfugge il Castello di Godego. Eppure, se potessimo tornare indietro nel tempo, scopriremmo che solo qui c'erano abitazioni e che qui il cristianesimo fondò uno dei capisaldi dell'evangelizzazione tra l'agro altinate e quello padovano. Tutto intorno solo bosco, radure e qualche acquitrino. Infatti, se in pedemontana è l'astego a definire i due territori, in pianura è il Muson dei Sassi a fare da confine alle centuriazioni. E qui passava l'Aurelia, diramazione verso Asolo della Emilia, strada che collegava Altino con Padova. Facile capire come da queste case si spostarono famiglie verso altre ville, come Pivenova, l'odierna Castelfranco, solo per fare un esempio. Tutto, meglio tutti, partono da qui, da quel castrum goticum che sappiamo bene essere stato un punto di controllo per secoli. Prima i legionari romani, poi gli invasori goti, gli Ecelini, i padovani che lo demolirono, gli scaligeri che lo saccheggiarono, fino a Venezia che con gli zecchini si comprò tutto e tutti per mano dei nobili Mocenigo, ma anche degli zen, dei contarini, di cui oggi rimangono parte delle splendide ville che vollero edificare. Un luogo di valore per via della forza dell'acqua ancora oggi ricordata dalla presenza del pastificio, simbolo moderno delle rostre che macinavano, pulivano i bozzoli per la seta, battevano i metalli. Qui però è la terra che ha sempre dato da vivere. I tempi e le stagioni, le messi dell'estate e le fascine per scaldare l'inverno. Una storia lontana, qui tra terra e fede, con il passaggio di uno dei discepoli di Pietro, San Prosdocimo, che portò il chiarore del cristianesimo durante gli anni bui delle barbarie. Fede qui a volte interpretata più che seguita. Così annotano le cronache, ad ogni morte era consuetudine suonare le campane senza sosta per un giorno ed una notte intera, mentre si faceva benedire la polenta perché durasse di più e non ammuffisse. Piccole e grandi storie di un angolo di Marca che oggi sfugge ai più lungo la strada da Castelfranco per Bassano.
Ed ora nel salutarvi e nell'augurarvi un buon proseguimento di serata, vi lasciamo come sempre in questo periodo alle immagini dei vostri presepi. Questa sera andiamo a Cendone, dove con il nuovo rettore è tornato il presepio in chiesa, una tradizione che ci verrà raccontata dai giovani della parrocchia. Grazie per averci seguito, arrivederci. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say. A tutti gli amici di Rete Veneta, ecco, vogliamo inviare un saluto e un augurio dalla questo presepio è stato realizzato dai genitori, dai ragazzi della comunità, ecco, di Cendon. Un augurio completo, fraterno, arrivi a tutte le vostre case per il nuovo anno. Ringraziamo anche gli amici di Strana che ci hanno offerto anche quest'anno un po' di queste statuine del presepio, ma un grazie particolare va appunto ai genitori di questi ragazzi che hanno voluto loro realizzare, ecco, nella chiesa della comunità di Cendon questo presepio. Grazie a tutti, auguri a tutti, pace a tutti. Forevermore, because of Christmas Day.